Allora, siamo con un ragazzo dell'Aquila, daremo il nome di Fantasia, lo chiameremo Mario, e questo ragazzo ci vuole raccontare la sua storia perché è molto particolare, ma è anche una storia che all'Aquila vivono in molti, una storia che potrebbe essere raccontata da chiunque, ce la racconta questo ragazzo Mario, aquilano da sempre, è nato all'Aquila, è cresciuto all'Aquila. Mario, che succede? Dopo il terremoto, che cosa ti succede? In pratica, io già da prima del terremoto ero senza fissa dimora. Avendo fatto la domanda al comune per avere un alloggio popolare, l'ho sempre rinnovato e dopo il terremoto sono stato mandato ad Alba Adige, in cui sono stato circa 8 mesi. Dopodiché mi arriva una telefonata. Mi dicono se mi vorrei riavvicinare all'Aquila e io accetto, però esponendo il mio problema che era il fatto economico, che non lavorando mi sarebbero dovuti venire a prendere per portarmi all'Aquila, perché da quel giorno si cominciavano a ripagare anche gli autobus e quindi mi è stato detto di aspettare e mi telefona una certa persona di martedì in albergo e mi dice è che in pratica io entro 48 ore avrei dovuto lasciare l'albergo perché non avevo più requisiti per rimanere in albergo. Al che io mi sono recato in questo albergo, al termosifone dell'albergo, facendo chiamare l'assessore Fabio Pellini, perché essendo dell'Aquila conosco anche la persona. Dopodiché mi è stato detto che potevo venire all'Aquila. Questi soldi non mi è venuto a prendere nessuno e questi soldi mi sono stati dati dall'albergatore dove stavo, dove Residente. risiedevo. Poi che succede? Viene all'Aquila. Dopodiché vengo all'Aquila e tramite l'assessore Pellini, sempre dopo, quando sono arrivato, mi ha detto che per una settimana sarei dovuto stare alla Caritas di San Bernardino, che sarebbe di Padre Quirino. Barigurino. Sono andato, Valenza. mi hanno accettato. Il primo giorno, i primi 2 giorni sono stato da solo. Che periodo era, ricordiamolo? No, dicembre. Ok. Penso prima del 20 di dicembre. Prendi durante le La feste settimana. natalizie. Prima della festa, la settimana prima di Natale. E in pratica mi sono recato alla Caritas. Sono stato ospitato. Dopodiché, mentre ero dentro, c'era un ragazzo marocchino di colore, marocchino, che in pratica questo ragazzo mi si è avventato sopra e io non ho reagito rispetto a questa cosa. Quindi questo per dire che dentro quel posto si vive. Non si vive tanto bene, anche perché dopo 3-4 giorni che io stavo là, mi hanno fatto cambiare stanza, sono dovuto andare a stare con altre 2 persone. A che io la sera stessa, no, per 2 sere ho dormito con questi 2 ragazzi. E dopo è successo il fatto che ho litigato con questa persona che lavorava per la Caritas, dormiva alla Caritas, mangiava alla Caritas e in pratica Hai dovuto. siamo arrivati a. Lui è arrivato, mi si è avventato con un'accetta. Però io non sono né andato né in ospedale né denunciato perché per i miei motivi personali, insomma. E alla mensa che cosa è successo? Sì, c'erano queste 2 persone che dormivano insieme alla stanza con me, aquilani lo stesso, di cui si sono messi in mezzo e poi si è data la rissa e in pratica me ne sono andato e ho passato la notte di Natale fuori. Il giorno dopo mi sono recato all'Hotel Firenze. Della che sta dentro là, Sì, ricordiamo, del Firenze, che è dentro la Guardia di sottufficiale della Finanza. Guardia di Finanza, COP. E da lì ho cominciato a chiedere di farmi dare una mano, non sapendo più dove dovevo andare, che cosa fare, perché dal terremoto io non ero più venuto all'Aquila. Dopodiché sono stato aiutato da alcune persone e ho fatto la domanda per il sussidio, cosa che io A non chi hai avevo. fatto la domanda per il sussidio? Perché per una tantum. In pratica io non l'ho mai ricevuto. Ho cercato di prendere appuntamento con l'Arezzo Pane. Con l'assessore Stefania Pezzopane, assessore delle politiche sociali del comune Esatto. dell'Aquila.
non mi ero dato due appuntamenti, sono andato, non mi ha mai ricevuto. Ho litigato anche dentro il comune con la dottoressa Salzano. Per questo quindi tu hai cercato di coinvolgere determinate persone per risolvere la tua situazione. Perché sono cercare situazioni, visto che io sono cittadino aquilano, sono aquilano, anche se sono senza fissa dimora, ho sempre vissuto all'Aquila, da quando sono nato. Penso di avere due cognomi che sono nati e cresciuti e pasciuti all'Aquila, se vogliono glielo dimostro. E io non capisco perché vengono aiutate le persone. Io non è che sono razzista, però vengono aiutate le persone di fuori e le persone dell'Aquila vengono buttate in un posto e rimesse là. È una auto, come un'autorimessa di vecchie auto. Come si sta alla scuola Guardia di Finanza? Com'è la situazione secondo te? In un certo senso per me è buona. Io non avendo un tetto, là sono un tetto. Però non è piacevole. Cioè, ci sto perché... per svariati motivi, perché sei mischiati, immigrati, ci italiani, stanno aquilani, ci stanno tutti mischiati, ci stanno di tutto e di più. Poi stando lì vedi che le persone che vengono aiutate e le persone che non vengono aiutate. Io mi sono reso conto di questa cosa. Cioè secondo te c'è qualcuno che prende qualcosa che non gli spetta o prende di più rispetto? Ce ne sono svariate di cose. Cioè ci sono 3-4 un esempio tipico, senza fare nomi. C'è una persona in cui è stata data la casa, oppure una persona che viene, è di Roma, che sta là, che non è dell'Aquila, e dorme là, mangia là, e lui sta là. Cioè, quindi uno bisogna vedere se è dell'Aquila, si deve accertare se è dell'Aquila. Io queste cose non le so, però se è la residenza all'Aquila o la fissa dimora. Ho sentito dire da altri anche, questa persona non avrebbe diritto a stare lì. Per capire se hanno una residenza. Quando sono tornato all'Aquila non sono mai stato chiamato da nessuno, non ho mai ricevuto da nessuno. Cosa che a me questa cosa mi dà fastidio, perché io sono un cittadino aquilano. Conosco il sindaco Massimo Cialente, conosco per Paolo Petrucci, capo di gabinetto. Quindi tramite questa persona che non faccio nome gli ha detto di darmi 50 euro fino a quando non avrebbe fatto non avrebbe dato il sussidio, e lui mi ha detto che lui non faceva parte della Caritas, gli è stato risposto. Quindi questa cosa a me dà fastidio. Io se posso aiutare un aquilano l'aiuto, se mi viene uno straniero di fuori non ce l'ho per me, non posso aiutarlo. Proprio un aquilano io mi faccio metà con l'aquilano, non con uno di fuori. Senti, tu hai chiesto anni fa, anche prima del terremoto, anche una casa popolare. Anche qui vedi, dal tuo punto di vista... Io ho visto che tanti stranieri davanti a me hanno preso la casa. Cioè tu credi che queste persone, che alcune persone non abbiano i requisiti per prendere quello che prendono? Questo è il messaggio che tu hai. So anche che c'è non faccio il nome, c'è una ragazza che io conosco benissimo, che era senza fissa dimora come me, e questa ragazza gli è stata data la casa. Non so come abbia fatto, io l'ho chiesto. Ma il problema probabilmente è che non è che non la danno, che l'abbiamo data a lei, che non la stiano dando. Come io sono senza fissa dimora con lei, cioè io come sono come lei, io sono senza fissa dimora, io perché allora lei sì e io no, io questo voglio sapere, una risposta a questo. Senti. Cioè chi sì e chi no. Ci sono le cose per chi sì e per chi no. Poi so che ci sono case vuote. Ci sono anche tanti alloggi, tanti appartamenti vuoti. So che ci sono persone... Qualcuno li ha presi, qualcuno no. Esatto. Poi ci sono le persone che stanno là per fare il numero, secondo me questo è. Stanno là per fare i numeri. Senti, alle istituzioni qual è il tuo messaggio, che cosa chiedi? Perché tu è dal 2000, da metà degli anni 2000, diciamo, che hai chiesto un alloggio. Io se possibilmente chiedo di essere aiutato, noi adesso io sto alla finanza, io un tetto ce l'ho, però vorrei essere sistemato, trovarmi un lavoro, darmi la possibilità di trovare un lavoro, di poter campare io personalmente, perché così se io domani esco dalla finanza io mi trovo in mezzo alla strada e vado a rubare. E a me se andare a rubare a 43 anni non mi va, cioè non mi va proprio.
Credi che in questo momento qualcuno, vista la campagna elettorale, ti possa ascoltare oppure... Io spero di essere ascoltato. Cioè, te l'aspetti più adesso o... Io me l'aspetterei adesso. Adesso, cioè da prima, ma non soltanto per me, anche per le altre persone. Perché ci sono persone che stanno nella mia stessa situazione. Come stanno, secondo te, gli anziani? Quelli che hai conosciuto tu? Ci sono delle persone che prendono, cioè ci sono persone che, per esempio, faccio un esempio, c'è stata la neve, la nevicata, la protezione civile non ci ha portato neanche da mangiare, ci siamo dovuti andare a prendere da mangiare noi, abbiamo dovuto... Voi eravate la guardia di finanza, eravate praticamente sepolti vivi. In pratica, dall'hotel Sassari all'hotel Firenze, sì, c'era mezzo metro di neve, di cui i vecchietti non potevano camminare, non si poteva salire né con le macchine né a piedi. Nessuno si è interessato di venire. Le persone che lavorano là, okay, le persone che gestiscono noi alberghi. E quindi la neve chi l'ha sparata? Noi abbiamo fatto la stradina, siamo arrivati, cioè siamo arrivati fino all'SGE. Quindi da soli? Da soli, insieme alle persone che lavorano là con presso l'hotel. Ascolta, ultima domanda. Tu hai avuto nella tua vita qualche problema? Alcuni problemi con di droga e di dipendenza dalla droga e di problemi sociali, quindi certo. Il tuo problema in questo momento è sociale, sì. Quindi tu però adesso stai bene e hai la testa a posto, hai messo la testa a posto, stai cercando semplicemente di trovare una via per non andare a bussare più alle porte degli amici, questo esatto. Perché in questo momento qualcuno adesso sta aiutando. Qualcuno che mi aiuta, ma io mi voglio aiutare da solo, perché le forze ancora ce l'ho. Però con la possibilità di darmi una possibilità, e io questa possibilità non la vedo da nessuna parte. Ho bussato, continuo a bussare, ma niente risposte. Sono stato rifiutato, questo sì, rifiutato. Cioè ti hanno promesso, ti hanno detto che ti avrebbero... Mi avrebbero aiutato. E io sto ancora aspettando. Mi hanno detto prima e dopo. Vuoi lanciare un messaggio all'assessore alle politiche sociali Stefania Pezzopane? Vuoi lanciare un messaggio a Fabio Perini che... Alla Pezzopane chiedo che almeno una volta nella vita ogni tanto si preoccupasse veramente dei problemi che ci sono all'Aquila e non delle cazzate che fanno in giro. Ma dei problemi sociali dell'Aquila. Non sono il solo, ce ne sono altri di casi. Io lo vedo, stando alla finanza, ci conosciamo poi le persone dell'Aquila. Quindi io la Pezzopane la conosco per sentito dire, ma io personalmente con la signora Pezzopane non mi ha mai ricevuto e non ci ho mai parlato. Mai parlato con la Pezzopane. Avendo avuto anche, tramite altre persone, sempre le persone che lavorano presso la Guardia di Finanza, mi hanno dato... Mi hanno preso appuntamento, però questa persona a me non mi ha mai ricevuto. Quindi tu chiedi di poterti confrontare, di poter dire... Di poter dire la mia. Perché io quando vedo un PC di un amico che sta aperto e vedo la Pezzopane che dice che sta facendo per il sociale, se permetti, a me dà fastidio. Perché io non sono un rifiuto. Sono una persona aquilana e penso di voler essere aiutato. Devo essere aiutato, perché sennò che ci stanno a parlare. Perché io per quanto riguarda me, ho avuto dei problemi sì in passato, però non penso di volerne continuare ad avere. La prima cosa che ti viene in mente è che quando vai in giro, cioè io non avendo soldi, non vedo niente, cioè io purtroppo vengo costretto a fare cose che non voglio fare. Non le voglio fare e non le faccio. Noi ti ringraziamo perché la tua testimonianza sicuramente verrà ascoltata, almeno per quello che hai detto. Noi... Per quanto riguarda l'assessore Perini, sì, invece mi ha aiutato ad andare in albergo, però vedo che dopo c'è, quindi non so io adesso i problemi che ci sono e le cose. Comunque
io il messaggio che voglio lanciare è di essere, di aiutare le persone veramente che hanno bisogno. Straniero o non straniero, a me non mi interessa. Basta che sia regolare. Basta che sia, cioè, almeno ogni tanto, oh, beh, come va? Una botta alla sola la spalla penso che fa piacere a tutti quanti. Però questo invece non, io non lo vedo. Tu hai fatto anche una domanda, hai partecipato anche a un bando. In pratica, tramite il PC sempre di un amico che stava aperto, ho visto che c'era il bando per 60 alloggi per i senza fissa dimora con i buoni pasti. E io ho fatto questa domanda e a questa domanda sono stato scartato. La motivazione qual è stata? La motivazione dice che stando alla finanza non avevo diritto a questa cosa. A chi stava alla finanza? A chi hai chiesto? Chi è che ha fatto questo bando? L'ha fatto la Pezzopane. Quindi con le politiche sociali tu hai fatto? Sì, ho fatto la domanda al comune via Rocco Carabba, sono salito su al secondo piano del sociale. E ho parlato anche con come si chiama? Sia con la Salsano che con la del Principe. Ho parlato anche con la del Principe e mi è stato detto che io a questi 60 alloggi che c'erano là non i tuoi requisiti non erano sufficienti, non erano esatto, io non ho reddito zero e là richiedeva reddito zero per i senza fissa dimora. Ma tu dalla finanza prima o poi dovrai uscire, cioè che cosa ti hanno detto quando ti hanno mandato lì? Cioè, questa domanda puoi vivere là, puoi avere in pianta stabile, puoi restare lì e come. Beh, guarda, io non credo, perché quello non è una. Non è un'abitazione. Non è un'abitazione, è una camera. Cioè una camera dove io ho tutte le mie cose che poi dopo diventano sempre tante, a riempire la stanza delle mie cose che c'avevo prima e dopo. Quindi. Non è sufficiente per vivere, poi lì non è che puoi fare che, come se c'hai una casa. Invece c'è dentro una stanza 24 ore su 24, guardare la televisione, che poi nemmeno si vede tutta sta televisione, perché a volte l'hanno spenta, anche per 3 giorni. Quindi, cioè, non vedo la. Credi che tante altre persone abbiano voglia di dire le stesse cose che dici tu? Ma spero di sì. Cioè tu di testimonianze ne raccogli tante persone si lamentano. Beh certo, io stando là, vivo là, mangio là, quindi sento le persone nel complesso di tutte le strutture che stanno là a disposizione per il popolo, per i cittadini insomma. Io spero che ci siano delle opportunità anche per noi. Visto che ci sono, io vedo, vado in giro per l'Aquila, vedo che ci sono case vuote, oppure case che vengono assegnate a persone anche che non, secondo me non gli spettano. Ci sono, cioè io adesso è qualcuno che secondo me è privilegiato rispetto a chi davvero altri, merita. Sì. Noi ringraziamo questo ragazzo di cui non abbiamo voluto rivelare l'identità perché adesso non ci sembra giusto la sua testimonianza, è una testimonianza e va presa per quello che è, cioè l'esperienza di una persona che vive in un determinato momento e crediamo che le istituzioni debbano fare tutto il necessario affinché queste situazioni all'Aquila via via non accadano più, perché l'osservatorio di Abruzzo Web è quello che vedono tutti gli aquilani. È molto chiaro, le persone sono in difficoltà, vivono in difficoltà, non vedono la fine del tunnel e noi questo vogliamo fare con questa testimonianza. Ringraziamo Mario e speriamo di ricevere buone notizie al più presto, perché tu ci racconterai i passi successivi, sicuramente, e qualora te la dovessi sentire lo farai a volto scoperto perché non hai nulla da nascondere. Grazie.